Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa sera, come periodicamente facciamo, cerchiamo di tenere saldo il contatto tra i parlamentari eletti in Abruzzo e questo territorio, parlando delle tematiche nazionali, che però sono quelle che influiscono anche sulle nostre vite qui in Regione. Ci sono stati tanti argomenti in questa settimana su cui vogliamo sollecitare un confronto tra deputati e senatori della nostra Regione, sono ancora al lavoro nel momento in cui registriamo questa trasmissione, anzi sono alle prese con un voto di fiducia che ci sarà in serata a Montecitorio sul decreto che riguarda proprio il superbonus, che è uno degli argomenti di questa trasmissione. Allora io intanto li saluto e li ringrazio, vediamo la chat che abbiamo attivato come al solito con i nostri deputati e senatori. In alto a sinistra io ringrazio, a sinistra ovviamente dell'inquadratura, non me ne voglia, Etel Sigismondi che è il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, oltre che senatore, Alberto Bagnai, che saluto e ringrazio, al centro che è deputato e responsabile economico della Lega, Daniela Torto, parlamentare deputata del Movimento 5 Stelle, vedo collegati anche Giulio Sottanelli di Azione, buonasera. E Michele Fina che oltre che parlamentare senatore del Partito Democratico, anche segretario regionale e da pochi giorni anche tesoriere nazionale del PD. Grazie a tutti per aver accolto il mio invito. Andiamo in rapidità, vi spero anche che sia anche rapido il dibattito, anche perché, ripeto, i deputati dovranno andare tra poco a votare questa fiducia. Io proprio da questo vorrei iniziare, dando proprio la precedenza ai deputati, con l'onorevole Bagnai. Rispetto al tema del superbonus, che è quello che ha impegnato il dibattito in queste settimane, ci sono state alcune modifiche rispetto al testo iniziale del decreto adesso in sede di conversione, ce ne sono alcune rilevanti anche in particolare per il nostro territorio, per l'Abruzzo, perché per quanto riguarda il cratere c'è una serie di misure che porteranno alla proroga dei termini per tutte le attività che sono state iniziate e anche altre. Allora, vogliamo fare un sunto, Lega e responsabile economico della Lega, su come arriva in porto questo provvedimento del superbonus e quali sono anche le tematiche che restano ancora in piedi e che potrebbero creare difficoltà. Bagnai. Sì, grazie per l'invito innanzitutto e grazie anche per questa iniziativa che è un'iniziativa di grande secondo me utilità e servizio per i cittadini e anche per noi, per poterci confrontare e per trovare un aggancio al territorio che non, altre testate, segnatamente quelle pubbliche, non sempre offrono, lo dico grazie. Sine ira et studio, insomma, un dibattito politico di questo tipo il servizio pubblico non lo offre. Allora, sì, siamo arrivati a mettere un punto fermo, almeno speriamo, alla vicenda del superbonus. Vicenda del superbonus che, voglio ricordarlo a chi ci ascolta, ha avuto una brusca accelerazione quando a inizio del febbraio di quest'anno l'Eurostat ha modificato le regole di contabilizzazione dei crediti d'imposta, determinando il fatto che sostanzialmente l'impostazione data al superbonus metteva a rischio la finanza pubblica. Si è quindi intervenuti con il noto decreto e però si è intervenuti anche, come abbiamo detto, per tutelare da un lato la finanza pubblica e dall'altro il legittimo affidamento dei cittadini. Abbiamo avuto, per quel che riguarda non tanto il cratere quanto gli edifici danneggiati dal sisma, degli episodi sismici dal 2009 in poi, la proroga delle cessioni del credito e dello sconto in fattura, cioè sostanzialmente sono state stabilite alcune esenzioni dal regime di chiusura della cessione del credito dello sconto in fattura. Una specifica riguarda appunto gli edifici danneggiati dal sisma, ma ce ne sono anche per gli immobili di ACP, Ater, insomma, per l'edilizia pubblica, per gli immobili di Onlus e del terzo settore, per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, per le attività di edilizia libera, quindi tutta una serie, si è cercato
cercato di allargare il più possibile le maglie di questo blocco della cessione e dello sconto in fattura. C'è stata la proroga al 30 settembre del 2023 del superbonus per le spese sostenute nelle unifamiliari che abbiano avuto un avanzamento dei lavori pari almeno al 30% entro il settembre dell'anno scorso. C'è stato anche, poi adesso non sono sicuro di ricordarmi tutto, ma le cose più importanti sono state, c'è stato anche il cosiddetto spalma crediti, cioè l'allineamento della possibilità di detrarre il bonus in 10 anni, sia in caso di cessione del credito, cioè con sconto in fattura, sia in proprio, quindi dalle proprie IRPEF, per le spese sostenute nel 2022. Quindi 10 quote annuali, questo ovviamente allarga molto la platea delle persone che possono usufruire di questo bonus anche senza la cessione. E poi, come sapete, e chiudo, poi ci sono tanti altri dettagli. Insomma, se interessa qualcosa, io poi risponderò, ma non voglio rubare spazio agli altri. Poi, sul nodo dei crediti cosiddetti incagliati, si sta lavorando per una piattaforma di smobilitazione di questi crediti che avrebbe come capofila Enel X, un'azienda del settore energetico. Quindi sostanzialmente il discorso è che si vogliono convogliare questi crediti verso le aziende che, per tutta una serie di motivi, ad esempio pensate alla tassazione degli extra profitti, eccetera, eccetera, hanno dei rilevanti oneri fiscali da affrontare. E quindi si sta lavorando per una piattaforma di questo tipo, cioè convogliare verso queste aziende i crediti fiscali. Pensiamo che questo possa contribuire a mettere in sicurezza tutte le situazioni, tutte le partite che sono aperte, e però al tempo stesso, diciamo, finalmente è stata detta una parola di chiarezza, perché oggettivamente quello che abbiamo sempre rivendicato, abbiamo sempre richiesto, più esattamente, era che ci fosse certezza del diritto. Questa norma, diciamo, ci vide contrari fin dall'inizio, ma non per questo vogliamo che ci vadano di mezzo i cittadini. La nostra filosofia in questa, come in altre partite, è questa. È chiaro che quando un paese, e chiudo, cambia orientamento passando da un governo più orientato a sinistra a uno più orientato a destra, chi, o viceversa, chi prende il testimone deve comunque con responsabilità tutelare gli affidamenti giuridici che il precedente governo ha creato. Ecco, onorevole Torto, perché voi continuate a difendere il superbonus invece così com'era stato lanciato dai governi precedenti? Qual era la virtuosità di questa misura che viene Eccoci, meno? grazie. Intanto, direttore, mi accodo ai ringraziamenti per questa iniziativa, saluto tutti. Chiaramente potremmo scrivere un'enciclopedia sulle mille giravolte del governo Meloni e di tutta questa maggioranza sul superbonus. La Meloni in campagna elettorale aveva promesso di risolvere tutte le problematiche legate alla cessione dei crediti, però una volta al governo non solo non ha fatto nulla di tutto questo, ma addirittura ha messo la parola fine all'unica agevolazione fiscale che ha determinato, tra l'altro, una crescita del PIL per un totale di più del 10% tra il 2021 e 2022, niente a che fare con la crescita di PIL che ci viene rappresentata invece dal ministro Giorgetti e da questo governo. Chiaramente è una misura che ha fatto riprendere tutto l'indotto del mondo edilizio. E ci si è inventato un fantomatico buco di bilancio. Prima sentivo il collega, mi dispiace, ma un attentato alla finanza pubblica che tra l'altro è stato calcolato come davvero farebbe un bambino alle elementari, che è data colpa alla speculazione, alla corruzione a carico delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. Ecco, io credo sia stata fatta veramente un'operazione assurda, anche perché si esulta oggi per lo blocco della cessione dei crediti nelle zone terremotate, ma io voglio dare una notizia a tutti: il blocco dei crediti è stato fatto proprio dal governo Meloni, cioè una maggioranza che prima blocca, poi esulta di aver sbloccato i crediti. È come dire, creo il danno, lo risolvo e poi mi rivendo tutto questo come un trionfo.
Ecco, questo non si chiama aiutare i cittadini, si chiama prenderli in giro e concludo. A casa nostra un risultato sull'economia italiana, come quello che è stato riportato dal Superbonus, non si chiama buco, perché si chiama investimento. Io capisco che questo governo di destra ha difficoltà a distinguere l'investimento dalla spesa, dal costo. E purtroppo, non continuando a capire questa grande differenza, ci sta portando verso il baratro, perché alla fine abbiamo risolto davvero ben poco. Le zone del cratere era già così, quindi non c'è nessuna novità, non è stato apportato davvero niente, anche affidarci a delle banche private per risolvere i crediti incagliati, e beh, quella non è una soluzione normativa come quella che ci veniva promessa in campagna elettorale da questo governo. Allora, Mi fermo qui. sì, complimenti a tutti intanto per la brevità, così riusciamo a parlare di più argomenti. Ho anche il PNRR, come vedete nella grafica, che è uno dei temi proprio delle ultime ore, degli ultimi giorni. Continuo con i deputati, ripeto, perché hanno quest'urgenza di andare a votare la fiducia. Giulio Sottanelli, voi non avete mai avuto un grande feeling con il Superbonus, però in questa fase parlamentare lei proprio oggi è uscito con un comunicato rispetto ad alcune disposizioni che sono state, a vostro avviso, inserite ad effetto migliorativo in sede di conversione. Quali? Buonasera a tutti, grazie direttore per Buonasera. il gentile invito. È una grande opportunità cercare di far toccare con mano i nostri cittadini abruzzesi il lavoro che noi tutti qui facciamo. Noi non è che siamo stati contrari al superbonus. Noi, premesso, il superbonus non è una cosa che si è inventata l'ecobonus e il Movimento 5 Stelle. Già dal 1998 c'erano la possibilità delle detrazioni fiscali laddove si facevano investimenti ai fini del risparmio energetico. Quando poi fu fatto il superbonus 110 e poi successivamente lo sconto in fattura, noi abbiamo tecnicamente criticato come nella forma poi era stata fatta male e anche nella sostanza. Un attimo che Sì. mi stanno chiamando, sono in Sì, collegamento, vabbè. scusate, ecco qui. Dicevo, nella forma, perché appunto è stata scritta talmente male che più governi hanno dovuto rimettere le mani sul testo originario. Inizialmente il problema vero era sulla responsabilità solidale degli intermediari finanziari per lo sconto in fattura, che aveva e ha ancora oggi creato tanti problemi. Nella sostanza, noi riteniamo che dare 2 anni di tempo abbia prodotto solo un grande aumento di costi. Tutte le materie prime sono schizzate, i lavori fatti con troppa velocità, più a rischio gli operai, magari fatti male, andavano spalmati su un arco temporale molto, molto più alto, molto più ampio, e poi senza nessun limite. Cioè, io dico che noi stiamo prendendo questi soldi, perché è un indebitamento che ovviamente andremo a pagare nei prossimi anni, anche da chi non ha casa, per dare poi dei soldi a chi realmente potrebbe teoricamente avere 100 case. Ecco, io penso che a chi ha tantissimi immobili o chi ha un reddito magari importante, questo super bonus andava gestito molto molto meglio. Quindi noi siamo stati contrari nella forma e nella sostanza per come poi è stato sviluppato dai governi, diciamo, principalmente Conte. È partita male e adesso è finita anche un pochino peggio. Allora noi, riconfermando quello che diceva Bagnai sugli interventi e anche riallacciandomi alla sua nota sul mio comunicato che è uscito, e che di quello che ha detto giustamente l'onorevole Bagnai, due provvedimenti sono stati che hanno migliorato il testo del DL emanato dal governo, sono stati su due miei emendamenti che sono stati riformulati diciamo, in commissione. Quindi,
Sono contento di questo, quindi che grazie a questi miei emendamenti, poi la maggioranza e la Commissione ovviamente li ha modificati, li ha modellati come loro ritenevano opportuno, però abbiamo dato la base. E quindi questo è importante. I miei due emendamenti sostanzialmente sono per quanto riguarda lo sconto in fattura che rimane anche dopo il 16 di febbraio per tutte quelle abitazioni che ricadono nei comuni del cratere del sisma 2009 e 2016. Quindi da un mio emendamento si continua a poter fare lo sconto in fattura se il cittadino ha la casa all'interno di questi comuni del cratere. Il mio secondo emendamento era anche per quanto riguarda, un attimo, purtroppo, per quanto riguarda sulla scadenza del 16. Non è stato prorogato il termine, ma è stato nel mio emendamento che voleva prorogare il termine dal 16 di febbraio al 30, alla data di conversione del decreto, quindi neanche martedì perché poi deve andare al Senato, però ai tempi di conversione del decreto che diventava legge, è stato riformulato questo emendamento dove praticamente si dà la possibilità a chi ha già dei contratti stipulati con le imprese, chi ha acquistato le materie prime per poter fare i lavori e tutto quanto questo viene certificato. A quel punto si ha ancora diritto allo sconto in fattura. Quindi è un emendamento che è stato appunto riscritto e quindi va letto Fa con parte grande della legge nella attenzione. sua formulazione definitiva. Perfetto. Esatto, Che è state per parte votare integrante tra del. qualche minuto. Benissimo, sì, Benissimo. prego. Allora, grazie, grazie. Michele Fina, lei invece oggi in un suo comunicato ha parlato rispetto a questa vicenda di labirintite politica da parte di Meloni e del suo governo. Ce la spiega? Ma intanto grazie direttore, Grazie a lei. perché effettivamente abbiamo anche poche occasioni di far uscire il dibattito, il confronto tra noi fuori dalle aule parlamentari, che ovviamente non sono naturalmente il luogo, diciamo così, della trasmissione a tutti i cittadini, quindi è un servizio che c'è molto utile, credo sia utile alla democrazia, spero sia utile a chi ci ascolta. Due cose. Uno, partiamo dalla realtà. In questi giorni si stanno mobilitando in tanti, sulla vicenda del superbonus, stanno riempiendo le piazze. Non sono manifestazioni organizzate dal PD, dal Movimento 5 Stelle, dall'opposizione. Sono il mondo dell'edilizia, non solo le imprese edili, ma anche i professionisti, anche i condomini. Lei lo ha visto, lo abbiamo visto tutti. Riceviamo tutti sollecitazioni, appelli disperati da mesi perché si affronti questo problema. Facciamo un passo indietro. È giusto investire sull'efficientamento energetico degli edifici? Assolutamente sì, non solo, diceva bene l'onorevole Torto, in termini di investimento per dare forza all'economia, ma noi abbiamo affrontato e affrontiamo una grave crisi energetica. E allora intervenire sull'efficientamento degli edifici significa ridurre la bolletta ai cittadini alla base, perché edifici più capaci di risparmiare, diciamo di non sprecare energia o addirittura di produrne energia, entrambe le cose, significa cittadini che pagano meno la bolletta, significa tutelare meglio l'ambiente, combattere con più decisione i cambiamenti climatici, significa creare lavoro buono, perché è un lavoro che punta ad esempio non al consumo del suolo, ma alla rigenerazione urbana, e significa anche rendere il nostro paese più autonomo. Perché quando tu hai bisogno di minore energia, hai poi meno bisogno di andarla a cercare all'estero, che sia il gas russo o il gas di altre parti del mondo. Quindi ci sono solo aspetti positivi. Ora, uno poteva avere e può avere opinioni differenti sulle caratteristiche del superbonus, no? E quindi poteva proporsi di riformarlo. E questo è giusto, è assolutamente legittimo. Questo governo invece, a partire dalla prima dichiarazione del ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, quando, diciamo così, ha mostrato
appunto fin dai primi giorni della sua nomina, grave antipatia verso questa misura. Ha detto la cessione del credito non è un diritto, ha parlato di moneta virtuale. È chiaro che ha generato una grandissima rigidità, innanzitutto da parte del sistema creditizio, che ha capito che il governo stava disinvestendo su quella misura. Poi ha creato caos, è stato un super caos ed è attualmente ancora un caos perché c'è stato un andirivieni di promesse non mantenute e di norme poi smentite, poi modificate. Naturalmente è successo su molti ambiti. Ma in particolare su questo si è generato un grave problema tra le cittadine e i cittadini. E le misure che si stanno prendendo adesso risolvono problemi che lo stesso governo ha generato in grande parte. Io l'ho citato anche una volta anche in aula, non so, saggezza popolare che io ho appreso da mia nonna, il miglior modo di risolvere i problemi è non crearli. In questo caso si sono creati i problemi che adesso si sta cercando di risolvere e anche in modo parziale. Intanto, ad esempio, l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili e l'Associazione delle Banche aveva proposto diverse soluzioni, ad esempio l'uso dell'F24. Adesso invece siamo a soluzioni di finanza creativa. Vedremo quale, diciamo così, effetto avrà sullo sblocco effettivo dei crediti. Perché attenzione, noi abbiamo messo e mettiamo a repentaglio 35.000 imprese edili del nostro paese, oltre 1.000 abruzzesi. E con loro naturalmente fornitori, professionisti, condomini, coloro che hanno investito in avvocati per prepararsi al contenzioso tra il proprietario di casa e l'impresa edile in questi mesi. L'abbiamo visto quello che è accaduto. E guardi, direttore, noi lo abbiamo registrato anche dai banchi della maggioranza. Bisogna seguirlo il dibattito in questi mesi, nei vari provvedimenti, fin dai primi provvedimenti in cui abbiamo proposto di intervenire, e cioè i decreti aiuti quater, ad esempio. E poi il DL ricostruzioni e poi fino adesso al decreto specifico sui crediti. Tutti quanti, anche coloro che erano in maggioranza, registravano il disagio, la difficoltà di questo mondo. Disagio e difficoltà che questo governo purtroppo ha acuito. Adesso ci sono alcune soluzioni, sono anche parziali, ad esempio per quello che abbiamo detto in relazione al territorio del sisma, noi abbiamo detto di estendere anche alle case inagibili, invece questa proposta non è passata. Ma naturalmente adesso avremo un altro problema di scadenze perché la proroga per le unifamiliari al 30 settembre arriva ancora una volta fuori tempo massimo, perché è evidente che la legge arriverà dopo la scadenza dei termini del 31 marzo. Insomma, ecco, ripeto, ed è una grande strategia del paese quella di efficientare il nostro patrimonio edilizio. Si può fare in tanti modi, anche migliorando il superbonus. Stiamo decidendo di non farlo più. Di non farlo più perché non ci sarà più una vera strategia di interventi, nemmeno sui redditi più bassi, piuttosto che sulle case che hanno più bisogno di salti energetici, e stiamo ancora gestendo un caos sul pregresso. Non si governa così, anche per rispettare il patto con i cittadini. Grazie Fina. Allora, Sigismondi, facciamo un po' il punto anche sulle cose, soprattutto su quelle che sono state appena dette, relative alla paternità, alla responsabilità politica e poi anche agli atti di queste ultime settimane in Parlamento. È del Sigismondi, Fratelli d'Italia. Microfono. Microfono. Dovrebbe attivarlo, ecco. Mi Eccoci. sentite? Bene, sì. Perfetto, buonasera, grazie per l'invito. Vi do subito una notizia. Sono d'accordo con l'ultima affermazione del senatore Fina, ovvero stiamo gestendo un caos che si è verificato e che stiamo ereditando dal passato. Questa è la verità. Ci troviamo di fronte, ed è bene dirlo a chiara voce sia agli abruzzesi che agli italiani, che ci troviamo di fronte a un pasticcio a 5 stelle. Qualcuno parlava di labirintite, qualcun altro di giravolte da parte del governo Meloni. No, veramente a imprenditori e cittadini hanno avuto confusione. Basti pensare, vi do un numero, che la legge sul superbonus ha avuto al momento circa una ventina di modifiche legislative.
oltre a tutto un volume immenso, sterminato, di circolari dell'Agenzia delle Entrate per cercare di mettere a ordine ciò che ordine non prevedeva. Questa è la verità. Qualcuno voleva far mantenere il super bonus così com'era? Beh, evidentemente non vive nella realtà. Vogliamo ricordare i prezzi alle stelle dei materiali? Vogliamo parlare di quei cittadini che non hanno visto partire i lavori di casa? O ancora peggio, vogliamo parlare di tutti quei cittadini che si sono visti di colpo fermare i lavori di casa? Oppure ancora il dato più drammatico, che è rivolto alle imprese, perché è giusto ricordare che sono scese in piazza associazioni di categorie, imprenditori, imprese edili, ma ci avete parlato? Il motivo era uno, era chiaro, ed era quello dei crediti incagliati. Ci trovavamo di fronte a imprenditori che avevano un cassetto fiscale di milioni di euro e poi non avevano i soldi necessari per pagare stipendi o i contributi previdenziali e che rischiavano il fallimento. Tutte queste categorie chiedevano alla politica, al governo Meloni, di cercare di trovare una soluzione al caos che il governo Movimento 5 Stelle e PD avevano creato. Questo bisogna dirlo in maniera chiara, in maniera diretta, senza far arrabbiare nessuno. Questo è il contesto nel quale ci siamo trovati. Si stava rischiando di far saltare quello che è il bilancio pubblico. Pensate che i bonus hanno avuto un peso di 120 miliardi, pensate che una finanziaria di un solo anno pesa più o meno 30 miliardi, fate il conto di quante finanziarie pesavano i bonus. Sapete quanto sono i crediti incagliati? Da circa 15 a 20 miliardi. E allora qual è il senso di questa riforma? Innanzitutto bisogna dire con altrettanta chiarezza che lo sconto in fattura ormai era soltanto un'illusione normativa, e vi spiego anche perché. Perché ormai da mesi nessuno più comprava i crediti, di fatto il super bonus era bloccato, non l'ha bloccato il governo Meloni, è stato bloccato di fatto da una norma che è assolutamente caotica. Che cosa ti si tenta di fare? Innanzitutto dobbiamo usare il buonsenso, non è possibile chiedere a un governo di sbloccare dei crediti e contestualmente andarne a creare altri che verrebbero di nuovo dopo qualche tempo nuovamente si troverebbero bloccati e quindi con altre aziende che si troverebbero in via di fallimento. Ovviamente per cercare di sanare tutto il pregresso, tutto il caos a 5 Stelle di cui ho appena parlato, andava bloccato lo sconto in fattura e in maniera responsabile trovare dei settori nei quali far rimanere lo sconto in fattura. Ci riferiamo alla zona del sisma, anche qui il PD e i 5 Stelle, i rappresentanti locali dicevano che avevamo tradito l'attesa, non è così, è stato confermato così come ha ricordato puntualmente l'ottimo onorevole Bagnai, così come rimane per alcune categorie deboli, mi riferisco ad esempio alle case popolari. E poi il super bonus rimane senza sconto in fattura per il motivo che vi ho spiegato, ovvero quello che si sarebbero creati nuovi crediti e altri crediti da sbloccare, ma il super bonus rimane con una percentuale del 90%, ovvero andando a far contribuire con il 10% i cittadini e quindi dare la possibilità anche con questo 10% di andare a controllare quelle che sono le spese, evitando così l'aumento dei prezzi. È una misura ovviamente difficile che il governo ha dovuto necessariamente affrontare, perché così come ci racconta la storia il centrosinistra crea i problemi e il centrodestra spesso è chiamato a risolverli. Grazie Sigismondi, noi ci fermiamo per la prima pausa, poi riprenderemo con i parlamentari che sono quelli che, ripeto, vanno un po' più di fretta. A tra poco.
Allora, come dicevo, appunto, siamo in corsa anche noi con la nostra trasmissione, con il voto di fiducia a Montecitorio. I parlamentari della Camera dei Deputati si stanno per recare a votare, quindi diamo a loro la precedenza su un altro dei temi che vorremmo affrontare. Bagnai sta già intervenendo in aula, quindi saluta i nostri telespettatori, lo faccio io a nome del responsabile economico della Lega. Allora, inizierei con Daniela Torto rispetto al tema del PNRR. Cosa sta accadendo in questi ultimi 2 o 3 giorni? È arrivato un ultimatum da Bruxelles rispetto alle capacità di spesa del piano nazionale di ripresa e di resilienza, soprattutto delle capacità di programmazione da parte di questo governo. C'è un rischio che il tema Italia possa addirittura far saltare l'intera operazione del Next Generation EU? Stop da parte dell'Unione Europea all'erogazione di questa terza tranche di fondi previsti dal PNRR per l'Italia rappresenta l'ennesimo episodio gravissimo. Innanzitutto si tratta di 19 miliardi di euro che al momento il nostro Paese non avrà a disposizione e che potrebbe perdere. Soprattutto è la rappresentazione evidente di una incapacità politica, prima del Premier Draghi e ora di Giorgia Meloni, che tutto questo non può che preoccuparci. Pochi giorni fa Giorgia Meloni ci diceva di non vedere rischi per l'erogazione di questa terza tranche, adesso l'Unione Europea decide di bloccarla, decide di prendersi 30 giorni in più per valutare, per fare le proprie valutazioni. Io lo voglio ricordare, il PNRR è stata un'occasione irripetibile per il nostro Paese, è stata resa possibile soltanto dal gran lavoro dell'allora Premier Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle in Europa. Qui non siamo di fronte ad un tesoretto di proprietà privata, vede direttore, queste risorse non sono né mie né sue, né di Conte né della Meloni tantomeno, ma è di una collettività e dei cittadini italiani. Ecco, quando la Premier va dicendo che piuttosto che comportarsi come Conte in Europa sarebbe disponibile a dimettersi, beh, guardi che Conte è tornato dall'Europa con 209 miliardi, la Meloni non solo torna a mani vuote, ma anche con tanti problemi da dover risolvere. Nel frattempo è notizia di giorni fa che il ministro Fitto è disperato e ammette candidamente che l'Italia perderà queste risorse perché non riuscirà a spendere tutti i soldi del PNRR, che addirittura da qui al 2026 molti obiettivi andranno persi, quindi abbiamo tutti i motivi per essere preoccupati e faremo e metteremo in campo come Movimento 5 Stelle tutte le iniziative affinché non venga perso neanche un euro di queste risorse. E mi permetto, siccome prima sono stata veramente molto telegrafica rispetto agli altri colleghi, di fare una chiosa anche sul super bonus, perché a parte che non sapevamo che Italia Viva stesse per entrare in maggioranza e che quindi si appoggiasse agli emendamenti e alle iniziative di questo governo per quanto riguarda la cessione dei crediti, ma soprattutto mi rivolgo al collega senatore Sigismondi, guardi che noi siamo andati ad ascoltarli quei lavoratori in piazza, non erano lì per chiedere alla Meloni di essere aiutati, erano lì per urlare alla Meloni di averli lasciati in mezzo ad una strada. Ecco, quando non si va ad ascoltare qualcuno si rischia di fare questi scivoloni. E chiudo sugli emendamenti presentati in merito alla cessione dei crediti. Il mio emendamento nel decreto ricostruzioni chiedeva proprio di sbloccare questa cessione dei crediti nelle aree terremotate e sia il collega Bagnai che il collega Guerino Tessa hanno votato contro. Questo basta per andare oltre le chiacchiere. Bene, io la ringrazio Daniela Torto, so che adesso sarà impegnata in aula, quindi la salutiamo, le auguriamo buon lavoro.
e stiamo per congedare anche l'altro deputato per liberarlo, appunto per consentirgli di votare la fiducia al governo. Voterà la fiducia al governo sul superbonus azione, Sottanelli? No. Assolutamente no, non voterà né la fiducia, che è quella che votiamo oggi, e né il provvedimento definitivo che voteremo martedì mattina. Ovviamente assolutamente no, per rispondere un pochino alla collega Torto. Sì, sì, no, ma io così le faccio rispondere su tutto e le do tutto il tempo fin quando lei potrà essere con noi. Sì. Allora, sul PNRR abbiamo scoperto A, che è merito di Conte, B, che probabilmente Draghi non è stato in grado di ottenere insomma una situazione, di lasciare una situazione che consenta ora di poter tranquillamente mettere in porto questi risultati. È questa la lettura, è questa la ricostruzione secondo lei? Assolutamente no. A, è merito dell'Europa. Io sono entrato nel 2013 quando il Movimento 5 Stelle e tutte le forze sovraniste erano contro l'euro e contro l'Europa. Oggi hanno cambiato idea e ne prendiamo ovviamente atto. Quindi i soldi del PNRR è merito dell'Europa. Sono soldi importanti, sono soldi che in grossa parte andranno a formare ulteriore debito pubblico e quindi, come diceva Mattarella, è la madre di tutte le nostre battaglie. Quindi è una grande occasione, perché da questi soldi può partire il rilancio di un'Italia competitiva all'interno di uno scacchiere sempre più globale, oppure rischiamo di aumentare il debito pubblico senza aver prodotto quei benefici a livello infrastrutturale, di aiuto alle imprese, di crescita, di competitività delle nostre aziende, e quindi riusciamo magari ad alzare il debito senza portare i benefici, e sarebbe il cosiddetto debito cattivo. Io mi auguro che gli enti locali, le regioni e lo Stato riescano a spendere il migliore dei modi e quindi di fare quel debito buono che ci consente di rilanciare l'Italia. B, per rispondere alla sua domanda, la colpa è di coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi. Oggi questi ritardi sono frutti di un cambio di governo che ovviamente c'è stato una vacatio oggettiva, perché nel momento in cui un governo viene sfiduciato non ha più l'autorevolezza verso l'Europa e non ha neanche più la forza di imporre determinate scelte, e poi c'è stato il cambio, le elezioni, la formazione del nuovo governo che tecnicamente ha bisogno di maggiori tempi. Noi l'avevamo detto fin dall'inizio che il PNRR per noi era strategico per l'Italia, e quindi avevamo chiesto al governo con diverse interrogazioni, abbiamo non ultimo qualche giorno fa presentato ulteriori azione di programma nostro del terzo polo messi a disposizione del governo Meloni, appunto per cercare di imprimere quella pianificazione, quella programmazione che ci consente nel migliore dei modi di poter arrivare a spendere questi soldi. Il richiamo è arrivato, quindi l'alert è arrivata dalla Corte dei Conti, che appunto c'è il rischio che non si stanno spendendo i soldi, e quindi questa tranche di 19 miliardi è fortemente a rischio. Noi siamo molto preoccupati, quindi chiediamo, così quello che già avevamo chiesto nei mesi precedenti, delle norme che possono essere a livello di progettazione. Gli enti locali hanno oggettive difficoltà nel preparare, nel fare i progetti, e come stazioni appaltanti nell'appaltare tutti quei progetti che vanno appaltati. Avevamo presentato diversi provvedimenti che non sono stati accolti. Adesso, con qualche mese di ritardo, forse fatto qualche mese fa, era meglio per quanto riguarda il nuovo codice degli appalti, che ha delle cose buone, tipo la sburocratizzazione, ha anche delle criticità. Ci auguriamo che nel lavoro parlamentare, quindi
nella conversione possa essere migliorato questo provvedimento. Quindi è una grande responsabilità, sempre per rispondere alla sua domanda, di chi a suo tempo ha deciso di staccare la spina al governo Draghi, che sta producendo grossi danni, e tutti questi danni vanno sulla pelle purtroppo delle persone e delle nostre aziende che quotidianamente soffrono sempre di più. Grazie Giulio Soltanelli, lasciamo anche lei ovviamente all'aula, al voto, lo salutiamo e la ringraziamo per aver partecipato a questa trasmissione. Allora rimangono i due senatori, poi rappresentano il Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Abbiamo un po' più di tempo adesso in questa ultima parte della trasmissione, metteremo insieme un po' di temi oltre a quello del PNRR, lo faremo subito dopo l'ultima pausa pubblicitaria e torneremo subito in studio con Fina e Sigismondi. A tra poco. Siamo tornati in studio con il parlamentare, senatore e coordinatore regionale, segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina, nonché tesoriere nazionale, e Ethel Sigismondi, che è coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, oltre che senatore. Affronteremo questo tema che abbiamo già delineato con gli altri deputati, che ricordo ancora per chi si fosse messo in visione e ascolto, sono chiamati in questo momento al voto di fiducia in aula. Comunque hanno partecipato alla parte iniziale di questa trasmissione. Parlavamo del PNRR, Fina. Io assieme al PNRR metterei insieme, per avere da parte di entrambi una risposta articolata, il tema dei migranti e anche il tema dei diritti, che è proprio affiorato negli ultimi, proprio in questi ultimi, nelle ultime ore, come tema conflitto, punto interrogativo, di lingue diverse che vengono parlate tra Roma e Bruxelles. Insomma, c'è già un tema europeo nel rapporto tra l'Italia e l'Unione e alcune politiche che dovrebbero accomunare i paesi dell'Unione Europea, la Commissione in particolare. Fina. Fina dovrebbe attivare l'audio. Gli argomenti sono tanti. Ecco. Partiamo dal PNRR perché si tratta, come sappiamo tutti, del più grande piano di investimenti della storia di questo continente dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche più grande del piano Marshall. Serve per ricostruire l'Europa e l'Italia col PNRR. Dopo il collasso pandemico, ma anche per risolvere problemi strutturali. Ora, quello che sta accadendo naturalmente è molto preoccupante. Noi rischiamo di perdere le prossime due tranche di investimenti, quindi non solo 19 miliardi, ma un totale di 35 miliardi. Perché? Perché, presto detto, perché dei 12 interventi previsti entro il 31 marzo, solo 3 sono a buon punto e 9 invece sono in corso, e quindi non stiamo rispettando i tempi. Tra l'altro sottolineo che 5 di questi riguardano l'idrogeno, e questo lo dico perché quando si dibatte anche in Parlamento su la transizione energetica, soprattutto da destra viene sottolineato che al di là delle fonti rinnovabili bisogna investire anche su questo fronte. Io condivido. Ecco, in questo caso noi non stiamo rispettando gli impegni che riguardano proprio l'idrogeno, dalle norme necessarie al suo utilizzo come fonte rinnovabile all'aggiudicazione degli appalti per i progetti relativi alla produzione e alle stazioni di rifornimento. Questo è. Ora, Giorgia Meloni aveva esordito all'inizio dicendo andrò in Europa a dire è finita la pacchia. Diciamo che l'Europa la sta dicendo a noi che è finita la pacchia, e che nonostante noi siamo il paese che ha il maggior beneficio, oltre i 200 miliardi, noi rischiamo di perdere questi finanziamenti. Il che, se ci pensa, si collega a quello che abbiamo detto prima sul superbonus, perché il collega Sigismondi diceva è un buco di bilancio insostenibile. Beh, da una parte quello è un buco di bilancio e quindi bisogna fermare quell'investimento del paese. E dall'altra, dove i soldi ci sono non si spendono. È evidente che così non funziona. Peraltro lui ha detto, sono d'accordo sul fatto che c'è stato un problema. Ora io l'ho ritrovato perché sono sempre preciso. Questo è l'articolo
in cui, che citavo, no? In cui ci sono Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti che già il 14 novembre dicevano per i bonus non c'è un diritto alla cessione, per far capire chi ha creato o ha contribuito a alimentare il problema della cessione del credito e quindi dei crediti incagliati. Questo è quanto. È un governo che non risolve questi problemi che riguardano l'economia e quindi la vita concreta delle famiglie e delle persone, mentre invece poi ideologizza alcuni temi, a partire da quello del fenomeno migratorio. Lì noi paghiamo il fatto che mentre l'Europa dovrebbe superare i limiti del pessimo accordo di Dublino, non lo supera proprio per colpa dei famosi paesi sovranisti che in Europa non vogliono condividere con paesi come l'Italia l'onere di accogliere insieme, di creare un sistema di accoglienza ordinato e legale, che non si scarica solo sui paesi come il nostro al confine. Sono proprio quei paesi con i quali la stessa Giorgia Meloni o la Lega condividono i partiti europei. Naturalmente ometto di dire quello che penso su alcuni tratti di inumanità che sono apparsi tristemente ai nostri occhi anche di fronte a tragedie terribili rispetto alle quali, penso a quella di Cutro, noi ancora aspettiamo di capire una cosa molto semplice: che cosa è accaduto nel dettaglio, chi doveva fare e chi non ha fatto. Semplice. Quello che riguarda i diritti delle persone, peraltro anche qui riguarda l'economia, direttore, perché abbiamo visto che l'economia italiana dice che il decreto flussi è insufficiente e che abbiamo bisogno del doppio di manodopera che venga dall'estero. Okay. Ma quando si parla di diritti, naturalmente poi si parla anche di diritti della persona, insomma, e delle vite. Ci sono state tante piazze, abbiamo citato prima quella sul superbonus, ma c'è stata la piazza a Firenze sulla scuola pubblica e sull'antifascismo. E ci sono state due belle piazze a Milano, una sui diritti civili e un'altra contro tutte le mafie. È un paese che si sta risvegliando, i cui corpi intermedi cominciano a capire quali sono i problemi che hanno di fronte rispetto a chi oggi gestisce il potere. Io voglio dare davvero un suggerimento spassionato. Dopo 6 mesi di governo, litania del fatto che tutta colpa di quelli che governavano prima non funziona più, perché delle due l'una. O tu ti sei candidato per risolvere i problemi dei cittadini e allora rispondi di quello che hai fatto, oppure se scarichi sempre la responsabilità a quelli che c'erano prima, è legittimo chiedersi tu che fai al governo. Cioè, se era un problema irrisolvibile rispetto a quello che era successo prima, ti sei candidato per fare cosa? Oltre che per dichiarare che tutti i problemi vengono da prima. Bene, grazie Fina. Adesso insomma, volevo chiedere la stessa domanda praticamente a Ethel Sigismondi, sottolineando il fatto che questo rapporto tra governo italiano e Europa, beh, insomma, gli elettori comunque hanno votato la Meloni perché cambiasse alcune cose nel rapporto con l'Europa. Sta avvenendo tutto ciò e soprattutto l'Italia in questa dialettica che comunque si è aperta su alcune questioni, rimane comunque una azionista con la Golden Share in Europa, un ruolo che viene riconosciuto ugualmente, pur nella criticità di alcune, come si può chiamare, vertenze. Allora, consentitemi innanzitutto di esprimere la mia solidarietà nei confronti del senatore Fina, che ha il difficile compito di arrampicarsi sugli specchi per cercare di far ricadere delle responsabilità sul governo Meloni. Capisco il suo ruolo, non, insomma, non è semplice. Perché questo è un governo che sta cercando in tutti i modi, innanzitutto, di rispettare quelli che sono gli impegni presi in campagna elettorale, rispetto a quelle che sono le attese degli italiani nei confronti del governo Meloni, che già in questi primi 6 mesi dimostra ampiamente un cambio di passo rispetto al passato, sia nelle politiche italiane sia in quelle europee. Parliamo un attimo del PNRR, perché anche qui dobbiamo essere molto diretti e chiari. Quali sono i problemi del PNRR?
perché i problemi non escono fuori soltanto adesso, voglio dire, ieri c'è stata anche una cabina per monitorare quello che è l'andamento dei vari lavori per capire quelli che sono i progetti che si trovano ancora indietro e hanno bisogno di accelerazione. Certo, alcuni progetti che sono stati inseriti, certamente non dal governo Meloni, si trovano in ritardo, rischiano di non riuscire a cogliere l'obiettivo e si sta già pensando a come cercare di risolvere il problema, magari cercando di utilizzare i fondi di coesione che hanno una scadenza molto più lunga. Però i problemi sono quelli innanzitutto autorizzativi, non è un caso che in Senato in questi giorni stiamo esaminando il DL PNRR che si occupa di due fondamentali obiettivi. Il primo è quello di rivedere la governance, una governance più snella che accorpa tre strutture esistenti e si occupa poi dell'accelerazione dei processi autorizzativi, semplificazione, perché molti dei progetti sono schiavi proprio della grande burocrazia che c'è in Italia. C'è un altro aspetto che voglio evidenziare, che è quello del personale. Sapete perfettamente che al PNRR doveva essere accompagnato anche un processo di rafforzamento del personale. Sapete che molti di questi contratti sono forme a tempo determinato e comunque le risposte a questi bandi sono state al di sotto delle attese. Anche su tutto questo il governo Meloni ha ereditato una situazione estremamente complicata. Ci stiamo lavorando, ma dobbiamo essere chiari, noi ci troviamo di fronte a una programmazione del PNRR che prevedeva interventi che purtroppo non si stanno realizzando e non sono interventi che deve realizzare il governo Meloni, ma si tratta di tutta una serie di interventi che spesso riguardano anche amministrazioni locali. Anche su questo il governo sta intervenendo in maniera tempestiva. Per quanto riguarda i processi relativi ai flussi dell'immigrazione. In Europa finalmente nel Consiglio europeo si è preso coscienza, è stato ribadito anche nell'ultimo Consiglio europeo, che il problema dell'immigrazione è un problema non solamente italiano, ma è un problema di carattere europeo che ha bisogno di una risposta europea. Questo è scritto a chiare lettere sulle conclusioni, che dimostra che quello che abbiamo sempre detto, che l'Italia non doveva essere lasciato solo, adesso appartiene come patrimonio comune a tutti i paesi dell'Unione europea. E questo è un risultato che dobbiamo ascrivere al grande lavoro diplomatico fatto dal governo Meloni. Poi prendo anche atto che il centro-sinistra, invece di riuscire a lavorare insieme al governo Meloni per cercare, seppur dall'opposizione, dalla minoranza, di riuscire a risolvere e affrontare una questione particolarmente delicata, invece cerca di fare sciacallaggio rispetto a quella che è stata la tragedia di Cutro, cercando di addossare delle responsabilità al governo Meloni e anche alle nostre autorità. Mi riferisco alle capitanerie di porto, alla guardia di finanza, alla guardia costiera, messe sotto accusa. E invece io voglio pubblicamente ringraziare questi uomini e queste donne per il lavoro che fanno, perché grazie a loro circa il 50% dei migranti che sono stati salvati in mare proprio grazie al loro lavoro. Che cosa sta facendo il governo Meloni? Sta cercando di lavorare
lavorare su più fronti, e sicuramente per quanto riguarda il lavoro, ma l'ho già detto, all'interno del Consiglio europeo, cercando di fare dei accordi bilaterali con i paesi del Nord Africa. Io sottolineo, evidenza il piano Mattei, per cercare di creare le condizioni economiche affinché le persone non siano costrette a migrare. Stiamo cercando di contrastare con forza quelli che è l'immigrazione illegale, stiamo cercando di contrastare quelli che sono gli scafisti che fanno un autentico mercato delle vite umane, e stiamo cercando anche di potenziare quelli che sono i flussi regolari, legali in Italia, perché ovviamente noi riteniamo che in Italia si debba entrare in maniera legale e non illegale, e per questo stiamo cercando di gestire in maniera ordinata quella che è l'immigrazione legata ovviamente ai flussi. Anche su questo c'è un decreto che si sta affrontando in Senato, che tra i quali punti prevede proprio la semplificazione e l'accelerazione dei processi di rilascio dei nulla osta di lavoro e anche la programmazione dei flussi. Bene, allora noi saremmo in chiusura, ho visto che Fina scuoteva la testa su alcune situazioni, vabbè. Ma no, perché vorrei proporre a Etel Sigismondi un patto, e cioè di decidere lui una data qualunque, in cui finiscono le responsabilità del governo precedente e iniziano quelle del governo attuale. Succede dovunque, anche un sindaco quando viene eletto tende a dire, ovviamente se ha vinto elezioni contro un altro schieramento, a dire ho trovato disastri, eccetera. Poi a un certo punto smette, anche perché i cittadini gli dicono vabbè, ma noi abbiamo eletto te. Allora, troviamo l'anno zero. Posso rispondere subito? Sì, come no? In maniera provocatoria potrei rispondere fra 11 anni, visto e considerato che il Partito Democratico negli ultimi 14 anni ha perso tutte le votazioni, ma ha governato per 11 anni. E invece, visto e considerato che noi siamo molto più veloci e molto più concreti rispetto al Partito Democratico, dico in maniera molto chiara che il programma della Meloni è un programma che è di mandato, e quindi al termine del mandato noi vogliamo essere giudicati assumendoci tutte le responsabilità di quello che abbiamo fatto noi, però non mi per pare, quello che ci non avete mi pare lasciato, però... caro sì, Fina, però non mi pare perché, che ci sia una data, no? Perché no, la data te l'ho detto, è la fine del mandato. Tra 11 anni. Governo, alla fine del fra 5 anni. Alla fine del noi mandato, saremo giudicati in maniera molto chiara dai nostri. Ma quando è che finisce la litania sui problemi del governo precedente? Questo per sapere. Quando avremo risolto allora, tanti PNRR, problemi che avete lasciato all'Italia. Va bene. Perfetto. Sul PNRR noi abbiamo lasciato con i nostri governi un impegno col Next Generation EU di oltre 200 miliardi. Ma come si fa davvero a dire che noi rischiamo di perdere 35 miliardi per problemi non meglio precisati, forse delle amministrazioni locali e non del governo? Ma quando uno governa interviene in modo sostitutivo. Bene, grazie Fina. Rapidamente Sigismondi. Ma con le amministrazioni locali, Fina, cioè ci parlate, sapete quali sono i problemi delle amministrazioni locali? Basta vedere locali. Quello che dicono ci ANCI. Ci si trova di fronte, perfetto. Sapete qual è la questione dei comuni italiani? La situazione dei comuni italiani, soprattutto di quelli più piccoli, si trova di fronte a dei sindaci che sono dei veri eroi, perché si trovano a dover gestire anche il PNRR senza avere personale. Si trovano di fronte e il governo intervenga di una mano. Certo, ma che restituiamo facendo, i soldi sei distratto evidentemente nel tuo lavoro al Senato, dovresti sapere che c'è un decreto PNRR che cerca di risolvere proprio i problemi che tu sottolinei evidentemente. Bene. Grazie Sigismondi, grazie Fina. Io ringrazio anche i parlamentari che hanno partecipato alla prima parte della nostra trasmissione, i deputati, li ricordo ancora, Sottanelli, Torto e Bagnai, doveva essere presente ma è impegnatissimo oggi a seguito del vicepremier Tajani, che è stato peraltro ospite nei nostri studi, anche Nazario Pagano di Forza Italia, naturalmente sarà coinvolto nelle prossime tribune che noi ripeteremo. Ecco, ho visto che c'è anche una
partecipazione, diciamo, non dico entusiasta, ma comunque molto, molto, molto attenta da parte dei nostri parlamentari rispetto a questa vetrina da Roma di questa politica nazionale che arriva nelle case degli abruzzesi. Allora io vi ringrazio ancora per averci seguito e vi auguro appuntamento alla prossima settimana con i fatti e le opinioni. Vi ricordo che la prossima settimana, il giovedì, è il 6 aprile, una data che per noi abruzzesi insomma, rappresenta molto, anche per il nostro lavoro rappresenta molto, e dunque sarà una serata che dedicheremo all'anniversario del sisma che ha colpito l'Aquila e il territorio abruzzese. Grazie ancora, buonanotte.